Un appello agli imprenditori onesti affinché denuncino chi si affida alla camorra per smaltire i rifiuti speciali è stato lanciato da Luciano Morelli, vicepresidente di Confindustria Campania con delega per l'ambiente. Nella Terra dei Fuochi, il triangolo tra Giugliano, Napoli e il Basso Casertano, dove anche i parroci, i 13 della Forania di Caivano e tanti altri, sono in prima linea contro chi mina la salute dei cittadini, i rifiuti speciali avvelenano la terra, l'acqua e, una volta dati alle fiamme, anche l'aria. Questi roghi rappresentano il risultato finale di una catena di smaltimento illecito. Quindi il mio appello è alle aziende sane perché denuncino, se sanno, coloro che sfruttano questi roghi per smaltire illecitamente. Morelli spiega anche perché in Campania non esistono impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. Tutto si è fermato perché il commissario all'epoca straordinario per i rifiuti disse che non era sua competenza, era competente solo per i rifiuti urbani. Quello dei rifiuti speciali è il lato oscuro della medaglia dei rifiuti in Campania. Se in Campania abbiamo 2.800.000 tonnellate di rifiuti urbani, abbiamo oltre 4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui una parte non elevatissima, ma sicuramente considerevole, sono rifiuti speciali pericolosi.